Ok, benvenuti. Proviamo a fare una locandina come abbiamo visto prima, ma usando qualche concetto in più. Allora, prima di cominciare, abbiamo detto che vogliamo fare, abbiamo questi livelli che abbiamo già descritto prima, lo sfondo, eccetera. Una cosa che è interessante è poter impostare una griglia per poter muovere gli oggetti e allinearli esattamente. Allora, quando si usano le griglie, bisogna anche dire se si vuole vedere la griglia e come è strutturata la griglia. E se si vogliono e come si vuole che quando si muovono gli oggetti se sono allineati la griglia oppure no. In pratica, allora, se voglio vedere la griglia, clicco qua e vedete che c'è un'impostazione della griglia. Questo qui mi fa solo vedere quali sono le posizioni in cui gli oggetti possono muoversi. È solo una visualizzazione. Così come se ci sono oltre le griglie, possiamo avere anche le guide magnetiche, cioè le guide, e possiamo vederle o meno. E poi possiamo dire che la griglia è magnetica, nel senso che quando muoviamo le varie cose si adeguano alla griglia, o anche le guide diventano magnetiche, o anche i bordi delle superfici diventano magnetici. Allora, vediamo un po', ad esempio, questa cosa qua come potrebbe essere nel nostro caso. Prendiamo un'immagine. L'immagine ce l'abbiamo. Vedete che abbiamo questa immagine in un Explorer, la prendiamo, la trasciniamo qua da noi. Ok, la convertiamo e vedete che l'immagine a questo punto mi viene posizionata. Vi ho detto che questa immagine la possiamo reimpostare, no? Quindi possiamo fare uno scaling e possiamo selezionare questa immagine. Vedete che qua diventa evidente che mentre la sto rescalando, si sta rescalando rispetto alla griglia. Questo è già un vantaggio perché prima senza griglia era libera, quindi qui possiamo selezionare delle misure più certe. Quando siamo contenti, facciamo scala e poi possiamo muovere sempre sulla griglia e qui possiamo, ad esempio, dire: ok, questo uccellino lo mettiamo in alto a sinistra con questa differenziale fra l'una e l'altra. Se noi adesso volessimo duplicare questo layer e mettere il layer corrispondente, quindi l'idea è quella di poter avere quattro uccellini messi nei quattro bordi, quindi ecco perché volevo. Allora, basterebbe prendere questo e si può duplicare il livello. Ecco, vedete che questo qui è un uccellino duplicato. Io questo uccellino, il tentativo è quello di spostarlo, vediamo un po' se ci riusciamo. Siamo in movimento. Possiamo duplicarlo, ecco, l'abbiamo spostato ed ecco l'abbiamo allineato sulla destra. Con un mestiere simile, quindi questa qui è la nostra cosa, possiamo duplicare il livello. Abbiamo un ulteriore livello qua che possiamo muovere e possiamo mettere qua. Okay? Iterando di nuovo il procedimento, quindi duplichiamo il livello, abbiamo quest'altro che possiamo muovere e mettere qua. A questo punto, vedete, siamo riusciti ad avere una gestione organica, insomma, cioè, le quattro immagini le possiamo mettere in posizione che siano bene allineate. Ora, un'altra cosa che potrebbe capitare se non si vuole usare la griglia è provare a fare degli allineamenti a mano. Ad esempio, supponiamo che di non avere una griglia, quindi togliamo la griglia dalla visualizzazione, e non c'è più la griglia, e supponiamo di muovere questo, di avere, diciamo, un layer e di voler fare in modo tale che un'altra cosa inizi proprio esattamente allineata a questo layer. Allora, una delle cose più semplici che si possono fare è di aggiungere una guida. Quindi potrei dire aggiungo una guida. Dunque, la guida potremmo metterne una in percentuale, quindi che ci divide esattamente in certe parti, oppure diciamo facciamo una guida e poi diciamo verticale e poi decidiamo un po' dove metterla. Facendo così, la guida vedete che è posizionata esattamente alla sinistra, però posso prendere la cosa e allinearla esattamente alla qua. Quindi questa è una guida. Potremmo anche avere altre guide, ad esempio possiamo avere una guida di tipo orizzontale, quindi prendiamo una guida anziché verticale, la prendiamo orizzontale, quindi sarebbe questa, e ce la trasciniamo in modo tale da definire esattamente, ecco qua.
5, che lo vogliamo allineare esattamente a quest'altro oggetto sotto. Queste guide permettono poi di costruire, ad esempio qui, se volessi scrivere qua un testo, cercare di allineare il testo in maniera tale che sia allineato a sinistra su questa immagine e sul fondo su quest'altra guida. Ecco a cosa servono le guide per crearsi, un po' come dei righelli che si usassero nella realtà. A questo punto, se io metto un testo qua, vedete, questo testo tende ad allinearsi in maniera perfetta alle guide, quindi qua testo allineato, questo è il testo, ovviamente devo, ecco, dunque per muoverlo, zaffa, ok, adesso ricordate che il testo era centrato al centro, il default che abbiamo usato l'ultima volta, ecco perché non è proprio allineato dove lo volevamo. Se vogliamo allinearlo perfettamente dobbiamo mettere l'allineamento a sinistra in modo tale da controllare, vedete, questa cosa qua. Allora, in questo modo abbiamo visto quindi come poter costruire dei vari layer che abbiano, che siano allineati e che siano suddivisi. Allora, se questi layer, se siamo soddisfatti di questi layer, potremmo anche selezionarli, cioè prendere prendere tutto. Allora, l'unificazione si ottiene attraverso il merge in inglese, e qui abbiamo il fondo in basso. Quindi se noi fondi questo livello con quella sottostante, quindi se noi fondiamo, vedete che continuiamo a fondere, ok, fondo in basso, quindi abbiamo un unico livello dove ci sono le posizioni dei vari uccelli messi nelle posizioni opportune. Ed a questo punto questa situazione magari non è la migliore, perché a questo punto se io muovo il layer mi si muovono tutte le altre, e questo potrebbe non essere quello che vogliamo fare. Quindi in questo caso, ad esempio, se volessimo riaggiustare la posizione di questo uccelletto, dovremmo o cancellare la fusione, oppure, adesso torniamo, ecco qui, oppure potremmo fare delle selezioni. Sulla selezione, ecco, l'altra cosa che volevo farvi vedere, ecco, rendiamo questo layer non visibile, quindi proviamo, e anche il testo, quindi siamo semplicemente con lo sfondo, riprendiamoci il nostro uccelletto. Ora noi potremmo volere, ecco, abbiamo queste linee che a questo punto ci danno fastidio, quindi possiamo non visualizzare le guide, ok, in modo tale da non avere le guide in visualizzazione. Adesso la cosa interessante è che noi potremmo voler selezionare, ritagliare, diciamo, ad esempio questo uccelletto, per avere, diciamo, un'immagine che dove si veda soltanto l'uccelletto. Il ritaglio normalmente si può fare in molti modi, ma uno dei modi più interessanti è quello di usare la selezione mano libera, che vuol dire ritagliare. Quindi noi praticamente cosa facciamo? Aumentiamo magari un attimo il livello di zoom, quindi andiamo magari a uno zoom un pochino più grande, in modo tale che gli errori si vedranno di meno, e poi cominciamo a cliccare in un punto, e poi clicchiamo in vari altri punti cercando di seguire la struttura. Ecco, praticamente stiamo ritagliando l'uccelletto. Adesso lo faccio un attimino veloce, giusto per, poi a seconda anche di quello che vogliamo ottenere, allunghiamo le gambe, quindi questo sarà un ritaglio approssimato, per esigenza di velocità anche. Del coso, quindi facciamo il ritaglio a zampa. E questo è un modo di selezionare, perché normalmente il modo di selezione normale sarebbe il quadratino. Ecco, ci siamo quasi. Ok, vedete che abbiamo selezionato, e qui mi fa vedere la silhouette che è stata selezionata. E poi ci sono dei modi anche per correggere, insomma, questa selezione. A questo punto, se io cosa faccio? Posso fare copia il visibile,
Se io faccio la coppia facendo in questo modo qua, e poi faccio un posso dunque vediamo un po', coppia il visibile, incolla come nuovo livello. Ecco, perfetto. Vedete che abbiamo facciamo seleziona tutto. No, ok. Ecco, vedete che abbiamo selezionato tutto il contorno. Poi a questo punto possiamo fare una copia, e quindi a questo punto abbiamo copiato tutto il contenuto di questa cosa qua, e possiamo incollarlo come un nuovo livello. Vedete che è comparso un nuovo livello trasparente, dove però c'è questo nuovo uccelletto che possiamo mettere, e non osservate che essendo trasparente, quindi avendo ricopiato, e tra l'altro adesso con questo sfondo molto simile si confonde, quindi possiamo praticamente giocare un po' con questo sistema. Quindi abbiamo ottenuto un effetto interessante, cioè di prendere una parte e di riscriverla come se fosse nuova. Tutti questi giochi di selezioni, controselezioni, eccetera, diventeranno molto importanti in seguito, e lo si vedranno. Comunque al momento la cosa, quindi torniamo allo zoom normale, quindi vedete che siamo riusciti a fare una modifica, dunque abbiamo un'immagine nuova che poi possiamo salvare, possiamo usare come vogliamo. Poi rimettiamo i nostri testi, oppure anche questa, possiamo avere tutte le caratteristiche che vogliamo. Ecco, queste altre indicazioni appunto su come ritagliare e su come lavorare possono essere utili in seguito. Fine della seconda, del secondo corsicino.